Tre settimane da incubo, ma il Friuli da domenica 6 dicembre torna area gialla. Lo ha annunciato con soddisfazione il governatore Massimiliano Fedriga, che già aveva espresso forti perplessità di fronte alla decisione di Roma di declassificare il territorio con il colore arancione. Anche se il quadro generale rimane comunque serio, con una trentina di decessi registrati dal bollettino emesso sabato mattina 5 dicembre, la promozione in colore giallo è comunque il risultato di un lavoro che l'amministrazione regionale ha portato avanti in questo periodo con la convinzione di poter riportare una situazione di maggiore equilibrio nell'area delle quattro province. Tra i nuovi provvedimenti annunciati da Fedriga, anche l'obbligo di consumazione seduti nei locali pubblici dalle 11 fino all'orario di chiusura, cioè le 18, e la richiesta di una particolare fascia oraria di accesso nei centri della grande distribuzione alimentare alle persone over 65. L'invito a non creare assembramenti e a limitare gli spostamenti anche in periodo di vacanze natalizie è un mantra che Fedriga e il suo vice Riccardi non si stancano di ribadire per superare questa fase delicata dell'anno e scongiurare la paventata terza ondata di contagio da Covid-19. Capiamo le difficoltà che stiamo chiedendo, capiamo altrettanto però che all'interno proprio di quegli incontri domestici che fanno abbassare le precauzioni, tolgono le distanze, tolgono la mascherina, rischiamo che il contagio dilaghi. Quindi facciamo questo ulteriore sacrificio, perché il numero dei contagi in Friuli-Venezia Giulia è ancora alto. Siamo diventati zona gialla, ma il pericolo non è passato. Quindi dobbiamo difenderci a vicenda e cercare di far finire il prima possibile questa situazione, lo si può fare soltanto con l'impegno di ognuno di noi. Fedriga spiega di aver avuto un confronto con gli esercenti pubblici e gli operatori commerciali, elogiandone il rispetto delle regole. Io penso che quasi la totalità abbia veramente tenuto le regole ferre, più ferre forse addirittura di quanto prevedevano di PCM ordinanza. Noi dobbiamo però disincentivare che magari quella piccolissima minoranza possa andare a devastare il lavoro di invece della grande maggioranza che quelle regole le rispetta. E quindi abbiamo inserito nell'ordinanza che c'è la sospensione dell'attività nel caso in cui le norme non vengano rispettate. Infine il quadro realistico della situazione nelle parole del vice di Fedriga. Abbiamo questa prova forte da sostenere che è l'unico elemento che in questo momento possiamo mettere sul campo, cioè la capacità della convivenza col virus. E quindi la convivenza col virus significa il rispetto delle regole, anche perché questa diffusione sconta a questo punto, come non lo è stato fino a una decina di giorni fa, sconta una ricaduta sulla pressione ospedaliera. Cioè la domanda ospedaliera è elevata e quindi, essendo elevata, ovviamente noi sappiamo che la diffusione può portare ad una pressione nel sistema ospedaliero.